Io ho imparato il project management per, non faccio mica questo di mestiere, però ho imparato il project management per necessità, che è la cosa migliore, perché quando si impara una cosa per necessità e non per accademia, poi dopo si prova sulla pelle e si trovano anche i limiti di queste cose qua, no? Quindi nessun mito, e portiamoci a casa quello che ci serve e il resto con ironia. Come preparare, controllare e portare a termine un progetto? Un progetto è fatto così, non mi ricordavo cosa dare dall'inizio, per niente, un progetto è fatto così, lo vediamo dopo. Allora, il project management, come viene, quindi la gestione di progetti, come viene presentata normalmente sui libri all'americana, è una cosa che è costellata di persone vestite così, che stanno al telefono, 5 cellulari, e che hanno queste, diciamo, volutamente, ho mantenuto l'inglese perché fa più americano, visualizzare qual è l'obiettivo, fare una lista dei lavori che devono essere fatti, ci deve essere un leader, assegnare le persone ai lavori, gestire le aspettative, usare uno stile di leadership appropriato, sapere cosa sta succedendo, essere sul pezzo, dire alle persone cosa sta succedendo e ripetere questi step. Alla fine l'obiettivo è raggiunto, però c'è un problema, nel senso che questa è proprio la guida, diciamo, espresso per del project management. C'è un problema che alla fine non bisogna prendersi troppo sul serio, perché... Scusa Giulio, sì. Stamattina a colazione Donnello mi ha detto: ma volete insegnarmi come si fa un progetto? Quindi ho visto la prima, il primo elenco, e vedo adesso questa mamma. Questa è la reazione di molti ed è la reazione più giusta, nel senso che il project management va preso per quello che è, cioè buon senso formatizzato, ok? Nient'altro che questo. Una persona che non ha buon senso, è inutile che studi project management, perché rimarrà senza buon senso. Una persona che ha buon senso può usare le tecniche, non Bibbia, tecniche di project management, quindi possono essere insegnate, possono essere imparate, per formalizzare e standardizzare in modo ripetibile il suo buon senso. Però è buon senso formalizzato. Perché interessarsi a tecniche di project management nella vita e perché starmi a sentire oggi? Vediamo alcune buone ragioni. Queste ragioni dipendono da come siamo già fatti e come già lavoriamo. Quindi non si tratta di insegnare nulla a nessuno, se non delle, ribadisco, delle tecniche, non un contenuto. Allora, normalmente siamo multitasking, riusciamo a fare tante cose, gestiamo molto o troppo in poco tempo e in poco spazio. Spesso siamo in overflow, siamo un po' troppo occupati, cioè non ci stiamo dentro col tempo, rischiamo di non guardare lontano nel tempo e quindi navigare a vista e stressarci un poco. Quando si dice, voi siete, per la maggior parte, credo tutti, avete dei compiti e responsabilità amministrativa o comunque gestionale, anch'io ho compiti simili, magari in ambiti diversi o magari consimili, ci sono dei momenti in cui il nostro sguardo somiglia un po' allo sguardo di questo cane, perché l'emergenza diventa la prassi, si è sempre in emergenza e non c'è tempo di pianificare niente, d'accordo? Ma non parlo di pianificazione strategica, parlo di pianificare la giornata, questo intendo dire. E quindi c'è un problema nella nostra capacità di attenzione alle cose da fare, ma qualche volta addirittura anche agli altri, e le due cose assieme non sono un buon risultato. Non possiamo non collaborare, questa è una foto del Parlamento, quindi non dipende dal livello a cui ci si trova, non possiamo non collaborare con altri e non solo con chi ci assomiglia a fare esattamente come noi. Questo nei progetti, la parte di gestione del conflitto e la diversità è importantissima, perché un progetto per sua natura non è fatto da una persona sola, e quindi tutte banalità, è il buon senso che vi dicevo prima. Adesso vediamo come si cambia nelle tecniche. Lavoriamo già per progetti, abbiamo obiettivi precisi, anche se a volte discutibili, però per esempio questo signore qui sta chiedendo dei soldi con un obiettivo specifico, cioè non è che se vi dico una cosa, vi chiedo una cosa, poi ne faccio un'altra.
progettiamo comunque le nostre movimentazioni, progettiamo azioni di successo, siamo chiamati a essere responsabili di queste azioni, responsabili, come abbiamo visto anche l'anno scorso, vuol dire rapide a rispondere a qualcuno dei risultati, non solo dello sforzo che è stato fatto, dei risultati, e il project management aiuta a arrivare a un risultato, come diceva prima Tommaso. Il project management è uno strumento che si appoggia su quest'organo, nel senso che oltre che sulle gambe e sulle braccia, perché bisogna muoversi eccetera, si appoggia su quest'organo, quindi il buon senso va bene, ma qualche volta serve una razionalizzazione. Project management ci serve a facilitare e non a complicare, quindi là dove all'inizio bisogna scollinare un attimo sulle tecniche, come sempre quando si scollina sembra che ci si stia complicando la vita, di fatto poi quando si smussa, diciamo, un po' si smussa gli spigoli delle tecniche, poi questo serve a facilitare. E serve anche a lasciare più tempo alla creatività, quindi a potersi sedere un attimo a pensare, lasciare che le cose che possono essere automatiche siano automatiche e non ci sia da star dietro come dei matti ai passaggi che sembrano complessi. In realtà questo è uno statement sulla complessità. La complessità del progetto, qualunque esso sia, è proporzionale al numero di persone coinvolte e al numero di, io li chiamati enti in generale, può voler dire due direzioni diverse, due centri diversi, due reparti diversi di uno stesso centro, d'accordo? E anche proporzionale alla complessità dell'obiettivo, ovviamente. Questi tre fattori sono tre fattori piuttosto importanti perché sono legati a dinamiche diverse. Il numero di persone coinvolte, perché il famoso Cottomines qua sentenze dice la sua, la stessa cosa, tre persone la vedono spesso in tre modi diversi, perché sono partiti da un punto di vista diverso semplicemente, anche se la cosa è la stessa. Questo complica un pochettino. Poi il numero di enti o di entità coinvolte, perché ogni entità si è data delle regole, spesso le regole, per quanto ci sia una direzione centrale, spesso le regole vengono poi smussate, piegate nei vari luoghi, perché dipendono un po' dal setting del luogo, no? Non so, il piccolo Cotonengo di Milano farà in un modo, e quello a Genova farà in un altro modo, a parità di indicazioni generali. Quindi se i due devono fare un progetto comune, persino qualche regola amministrativa potrebbe essere diversa, qualche regola rendicontativa potrebbe essere diversa, e poi sicuramente di per sé la complessità dell'obiettivo. Quindi serve una comunicazione efficiente tra i livelli coinvolti, che vuol dire sapere chi fa che cosa con che responsabilità. Allora, questa è la nostra scaletta, partiremo, sarà su quattro punti. Il primo punto è un po' una dichiarazione di termini, quindi il contesto e i ruoli all'interno di un progetto, quali sono i ruoli, riduciamo all'osso quali sono i ruoli che devono esserci all'interno di un progetto. La seconda sarà la razionalizzazione dell'obiettivo, prima di iniziare a lavorare bisogna chiarirsi che cosa si vuole ottenere. Spesso questa parte viene saltata, si parte subito con la pianificazione, che sarà il passo dopo, e così si arriva a convergere in due punti diversi, cioè a non convergere, quindi si è lavorato, e ormai il tempo è passato, quindi è bene partire dall'analisi di progetto, cioè razionalizzare l'obiettivo. Poi una volta che uno ha fatto anche il piano, razionalizzare l'obiettivo, ha fatto il piano, a quel punto il progetto parte e man mano che il progetto va avanti, prima di arrivare all'obiettivo, anche se si ha il piano di volo, diciamo, questo qua, quando l'aereo decolla bisogna tracciare la rotta, perché sicuramente qualche cosa andrà storto e quindi serve un sistema di monitoraggio del progetto. Queste sono le tre fasi. Contesto e ruolo del progetto. Prima di tutto la definizione di progetto. La definizione di progetto è semplice: un'organizzazione temporanea con un obiettivo finale, quello che gli inglesi chiamano deliverable, da deliver, che vuol dire rilasciare un risultato, il cui raggiungimento sia uno stato noto e misurabile. Allora, queste paroline sono paroline chiave. Temporanea, un progetto ha un inizio e una fine. Un progetto che continua a spostare l'obiettivo finale è un progetto fallimentare. Ha una fine,
quando finisce il progetto si fa le misure, si vede abbiamo raggiunto l'obiettivo, sì no, se serve si riparte con un altro progetto. Questo è importante soprattutto per delle persone che si occupano di amministrazione, perché un progetto implica l'utilizzo di risorse, sempre, non esistono progetti gratuiti, d'accordo? Che fossero anche risorse umane, ma il tempo è una risorsa. E quindi non è possibile non fare i conti. Okay? Quindi un progetto è temporaneo. Il progetto ha un obiettivo finale, che è quello che si definisce, che viene definito nella fase. Chiariamoci quali sono gli obiettivi. Il raggiungimento di questo obiettivo deve essere uno stato noto e misurabile, quindi bisogna misurare l'avanzamento del progetto e il fatto di aver raggiunto l'obiettivo finale. Per esempio, questi sono progetti o no? Alcuni sono progetti, altri sono attività. Attività che hanno una cultura di tipo progettuale, ma sono attività. Per esempio, assistere gli anziani è un progetto? No, è un'attività. Invece costruire un ospizio, come si diceva una volta, è un progetto, perché lo faccio in un certo tempo e alla fine io posso decidere tra milestone finale di questo progetto è taglio il nastro, oppure la prima persona viene ospitata all'interno, d'accordo? Oppure ho un riconoscimento regionale per il trattamento assistenziale. Ora, guadagnare 10.000 euro al mese è un sogno più che altro, non è un'attività, non è un progetto, d'accordo? Però volendo vedere se uno, cioè per tutti noi credo che sia un progetto, nel senso un'attività che non funziona mai, però un progetto, un'attività temporanea, a un certo punto uno li guadagna e è finito il progetto. Per uno che già li guadagna non è un progetto. Studiare non è un progetto, acquisire il 3% del mercato dei tulipani è un progetto, perché è uno stato noto e misurabile. L'azienda che vende tulipani dice adesso voglio arrivare al 3%, si pone questo come obiettivo, dice arrivo a quello. Arricchirsi in generale non è un progetto, anche questo è un tentativo di tutta la vita assolutamente inutile. Preparare un esame di interrogazione evidentemente sì. Allora, questa è un po' il ciclo di vita, progetto, prodotto. Volutamente ci sono dei termini che sembrano aziendalistici, d'accordo? Ma perché un progetto si tratta così. Dopo il prodotto può essere un prodotto della mente, può essere un team di persone che è stato costituito, può essere un programma scolastico, può essere il progetto, progetto pastorale di una parrocchia, d'accordo? Allora, può essere che io lo preparo qua e il prodotto è il mio progetto pastorale. Il progetto pastorale dura per un po', deve essere mantenuto, cioè bisogna andare a vedere se sto facendo, se lo sto applicando oppure no, devo fare delle variazioni. C'è un supporto all'utenza, cioè qualcuno quel prodotto lo sta usando, i miei parrocchiani, devo fare in modo che quel progetto, in qualche modo, quel prodotto, il mio piano pastorale, ai miei parrocchiani serva davvero qualche cosa. Queste sono le fasi che abbiamo visto prima, l'analisi, la pianificazione, e il tracking, cioè il monitoraggio di avanzamento del progetto. Quando finisce c'è quello che io cerco. Nell'andare avanti in queste tre fasi qua, di solito ci sono delle milestone intermedie, no? Dei paletti intermedi che servono a capire dove siamo arrivati. Vediamo la definizione. La maggior parte della presentazione è fatta così. Ci sono delle slide con dei disegni, come quello che abbiamo visto, e dopo ci sono queste che vi dicono meglio quello che io dico a braccio, solo che qui mi sono impegnato, allora l'ho scritto bene. Questo perché quando vi rimane poi dopo la presentazione ci sono le slide di spiegazione, così uno si ricorda cosa voleva dire la slide prima, d'accordo? In modo da dover prendere. Allora, la prima parte, analisi del progetto, la definizione delle azioni da compiere per produrre ciò che deve essere consegnato alla fine e le sue componenti in termini di adeguatezza, costo, rischio e valore, che sono le parole chiave in ogni progetto. Si utilizza un processo di tipo reverse engineering, questo è interessante perché si compara alla nostra mente, ma ci torniamo tra poco. Quando si definisce un obiettivo si parte dalla fine, non si parte mai dall'inizio. Pianificazione di progetto, organizzazione previa, cioè prima di partire col progetto, dello sviluppo, del tracking del progetto, la sequenza durata operazione, il profilo dei costi, il carico di lavoro delle risorse,
tutte le cose che devono entrare di chiunque gestisce un progetto nella pratica quotidiana. Quindi poi col tempo impara a stimare, anzi tutti voi siete già bravissimi a stimare durate, sforzi, tempi, si tratta di mettere dentro in una macchina di immagini. E poi tracking, quindi parte il progetto vero e proprio, dopo queste due cose mi danno il piano di progetto, il progetto parte. C'è quello che si chiama il kick-off meeting, quindi si dice il calcio d'inizio del progetto da oggi parte, fino adesso è stato preparato, e quindi c'è un'attività di controllo dello sviluppo del progetto per evidenziare eventuali spostamenti dall'andamento previsto al planning, che è lo strumento base del project leader. Cos'è il project leader? Chi è? Il project leader in francese si chiama pilotage de projet, che rende bene l'idea. Quindi il project leader è il pilota dell'aereo, d'accordo? Non fa da solo, evidentemente, non può fare da solo, non è un monarca assoluto in nessun modo, ha una squadra, lavora con una squadra, spesso non è il capo gerarchico, spessissimo non è il capo gerarchico. L'idea molto vetero che i capi progetto debbano essere i capi gerarchici è un'idea sbagliatissima, perché un capo gerarchico dovrebbe seguire tutti i progetti della sua organizzazione, il che è impossibile, e quindi lo farà in modo pessimo. Il capo progetto spesso è un capo funzionale e temporaneo, così come è funzionale e temporaneo il progetto. Questo vuol dire che ci deve essere un'ottima affinità tra i responsabili gerarchici e i responsabili di progetto che sono temporanei, una grande umiltà nel responsabile di progetto nel fatto che oggi gestisco un progetto e c'ho il mio momento di gloria e domani non gestisco un progetto, d'accordo? Generosamente magari mi offrirò per gestirne un altro, però chiaro, l'organizzazione è molto più amatrice che non gerarchica. Affidare tutti i progetti o avere eccessiva ingerenza nella gestione dei progetti da parte dei capi gerarchici è di solito estremamente negativo. Dopodiché, evidentemente, ci deve essere un rapporto di fiducia e i capi gerarchici devono avere del reporting, però devono essere quelli che danno l'indirizzo all'inizio e alla fine raccolgono i frutti. Dopodiché devono lasciare lavorare il project leader. Se il project leader fallisce, l'altra volta non sarà il project leader, questo è chiaro. Però oggettivamente non può esserci un'ingerenza in ogni momento, perché un progetto è una macchina fondamentalmente, con anche implicazioni umane interne. Se il capo gerarchico, che non è project leader, continua a intrudere nell'andamento della macchina, il project leader non è più in grado di guidarla. È come se voi steste guidando una macchina e qualcuno con un telecomando continuasse a girarvi il volante sotto le zampe, d'accordo? Come dice, allora guida tu. Questo è importantissimo in tutte le organizzazioni, è altrettanto difficile dal punto di vista della fiducia. Ecco qua i ruoli chiave del progetto. Vediamo bene queste quattro figure, perché sono quattro figure interessanti. Allora, come vedete è una tabella 2x2, abbiamo che una persona ha un'idea perché vuole realizzare qualcosa. Facciamo finta che questo qui sia Don Walter. Don Walter ha un'idea, ha dei soldi per realizzare l'idea. Ho detto a caso. E dice: io vorrei fare realizzare questa cosa nell'opera di Don Orione nella nostra provincia, e avrei anche un gruzzoletto per farlo, non vi dico quanto, se no me lo spendete tutto, vi dico la metà, però c'è un'idea, però lui non è che può farla da sola. Allora dice: vediamo all'interno della provincia chi è che ha una soluzione, fa quella che si potrebbe chiamare una chiamata di idee, dice: io ho questa esigenza, vorrei fare questo, chi è che potrebbe avere questa soluzione? E salta su qualcuno che all'interno della provincia dice: ma io credo di poter risolvere questa cosa. Questa persona sta qua, vedete, questo c'ha l'idea e i soldi, questa persona ha la chiave della soluzione che serve a lui. Quindi questo è il cliente e questo è il fornitore.
siete all'interno. Il rapporto semplice, cliente fornitore, il cliente ha un'idea e ha un'esigenza, ha i soldi per realizzarla, le risorse per realizzarla, e il fornitore prende questi soldini e li trasforma in persone più un avanzino di gruzzolo che servirà per tutto ciò che non è persone, no? Per il funzionamento del progetto. Però allora, questo si chiama, questi sono gli owner, owner che in inglese vuol dire coloro che detengono, d'accordo, i proprietari. Questo è il product owner, perché alla fine sarà il proprietario del prodotto finale, perché lui è il committente, questo signore fa il piacere di farglielo in cambio di questi soldini, e quindi alla fine lui sarà quello che gestirà il prodotto finale, che non è in grado di svilupparsi da solo. Questo signore qui invece è l'owner del progetto, cioè di quella parte temporanea che servirà a trasformare queste risorse nel prodotto che tornerà a questo, d'accordo? Normale. Questi signori qua, che sono di livello strategico, sono quelli che firmano il contratto uno con l'altro, hanno bisogno di due persone che stanno a livello del management. Allora, il product owner normalmente affida le sue esigenze a un signore che si chiama product manager, cioè quello che per conto suo dirà quali di queste, quali parti di queste idee diventano specifiche per qualcuno che farà davvero il progetto, che è il project leader, quello che abbiamo visto prima. Okay? C'è un esempio, questo è il responsabile, lui ha in mente magari un progetto di rivoluzione della modalità di rendicontazione amministrativa della provincia e parla con il responsabile amministrativo del piccolo Cotone di Milano. Gli dici, parla con tanti, poi dice io sono in grado di farlo, ma questo è il responsabile amministrativo del piccolo Cotone di Milano. Poi questo responsabile ha una persona che per lui gestirà il progetto all'interno. Questo signore qui è quello che assicura e veglia che le idee di questo signore scritte nel contratto con quest'altro signore siano le specifiche che devono arrivare a quello che lavorerà davvero. Quindi il project leader avrà delle risorse da qua e delle specifiche da qua, e quindi con le specifiche e le risorse sarà in grado di fare il progetto. Chiari i due livelli? Questi fanno un contratto, questi lavorano davvero. Va bene? Questi possono decidere di andare avanti o no, perché il contratto è tra di loro, e questi devono produrre. Quindi, questa è la spiega di quello che vi ho detto. Product owner è colui che inizia il processo, compra il prodotto, può fermare il progetto. Product manager invece per conto suo definisce il prodotto trasformando le esigenze in specifiche progetto ed è il controllore del progetto. Lato contraente invece il project owner è responsabile dell'azienda o del dipartimento, responsabile finanziario del progetto, gestisce il flusso di risorse verso il progetto e porta il progetto a compimento, il project leader. Visti i tempi salterei questa parte o la facciamo così rapidamente. Definire le specifiche funzionali del prodotto è un compito che abbiamo già messo del product o del project, del cliente o del fornitore. Definire le specifiche funzionali del prodotto, cioè come deve funzionare la cosa finale, è chiaramente a carico del committente, d'accordo? Quindi il Don Walter che ci vorrei una cosa che facesse queste cose qui, funzionasse così e così. Costruire il team di progetto è chiaramente a carico invece del lato committente o lato progetto. Lato progetto ovviamente. Riassegnare un compito all'interno del progetto. Lato progetto. Cambiare il luogo di installazione dell'impianto pilota, cosa vuol dire impianto pilota in questo caso, dove facciamo il primo test di questo nuovo sistema di rendicontazione. Non lo installiamo dappertutto nell'opera, ma facciamo un primo test qua. No, lo cambiamo. Chi può fare questo? Chiaramente il product, che è responsabile di quello che succederà, e lavorare la pianificazione temporale, cioè il planning, project, mentre accettarla ovviamente il product. Questo è più interessante, gestire una controversia per un subappalto.
Product o project? Project, tutte e due? Project, perché questo è uno dei punti chiave dei guai con i fornitori, fornitori anche interni. Sa, ma dovevi portarmi oggi i mobili, lo so, ma il padroncino, quello del ha bucato, non c'è stata la possibilità e quindi la cosa slitta di una settimana. Non è colpa mia, come non è colpa tua. Io vedo te come interfaccia, quindi se c'è un accordo tra lui e il responsabile amministrativo del piccolo cotonico di Milano, poi il responsabile amministrativo del piccolo cotonico di Milano dice ma le tre persone che ci lavoravano hanno deciso di andare in ferie, è un problema suo, non è un problema suo di Don Walter. Preparare il budget del progetto e del project, chiaramente approvarlo del product, perché è un termine contrattuale, e gestire il personale del progetto e del project. Bisogna stare attenti a non congelare subito gli obiettivi, ma prendersi il tempo per a ragionarci un attimo, perché una volta, proprio perché il progetto poi deve lavorare come una macchina monitorata, l'obiettivo deve essere molto ben definito. Allora, questo è il percorso che faremo adesso molto rapidamente, definiti questi termini, ed è il percorso che fa ogni progetto. Mi dispiace, questo slide era in inglese, ma era originariamente in inglese, adesso la rivediamo. Quindi le domande che uno si pone lungo questo percorso sono queste. La prima è: che faccia avrà il prodotto finale? Quindi immaginarsi la faccia del prodotto finale. Per fare questo si fanno 3, 4, 5 passi prima di iniziare a fare la pianificazione temporale. Questi 5 passi nella definizione sono piuttosto semplici. Alla fine, il prodotto finale dove avrà le parti, le sue parti? Una descrizione quasi geografica del prodotto finale. Faremo degli esempi magari alcuni fantasiosi, ma possiamo anche riportarci agli esempi come quello che stiamo dicendo adesso, che ci siamo inventati al momento, tipo un prodotto nuovo per una modalità di rendicontazione. Dove stanno le parti del prodotto finale? Quali sono le componenti per costruire il prodotto finale? Gli ingredienti, d'accordo? Quindi prima me lo immagino, mi immagino come è fatto, lo spezzetto mentalmente, faccio la conta di cosa c'è dentro, come se dovessi andare a fare la spesa, a volte è una spesa di competenze, poi fai la conta di quelle che non hai, devi andare a comprare fuori le competenze, d'accordo? Alla fine ci metto delle azioni, perché poi ho tutto quello che mi serve, ma devo fare delle azioni per lavorarci sopra e ottenere il prodotto. Quindi quello si chiama work breakdown structure. Breakdown structure in inglese vuol dire struttura esplosa, d'accordo? Struttura densa. Questa è l'assemblato finale, questo è il prodotto, questo è il lavoro. A quel punto devo iniziare a mettere i soldi, le risorse, d'accordo? Che sono umane o economiche. Quando metto insieme le azioni da fare con le risorse, ho la tabella di chi fa cosa. Quando ho la tabella di chi fa cosa, posso iniziare a dire chi fa cosa quando. Vedete come i tempi arrivano alla fine? Invece in un sacco di casi noi ci poniamo la complessità intera del progetto al primo passo. E quindi al primo passo noi vogliamo dire facciamo l'elenco delle azioni, vediamo quanto costano e vediamo chi le assegniamo. Tutto al primo passo, il che di solito dà delle soluzioni semplici e più sbagliate. Mentre bisogna iniziare a ragionare prima a risorse infinite. Lui non gli vengono i capelli in piedi per ovvi motivi fisici, però anche per dire. Eppure all'inizio si ragiona a risorse infinite, dopo alla fine fai i conti e iterativamente sembra una perdita di tempo, ma è più facile, si spezzano cose complesse in pezzettini, cose semplici, si prendono le risorse infinite, alla fine fai i conti e dice le risorse non sono infinite e quindi iterativamente torni e risistemi quello che c'è da risistemare. Ma se si cerca di mettere tutte le variabili insieme all'inizio non si riesce. Progetti complessi, intendo dire. Poi l'esperienza fa tanto, ovviamente. Allora partiamo con questa parte, razionalizzare l'obiettivo, l'analisi del progetto. Allora, faremo un esempio, come vedete, assolutamente
manageriale, professionale. Però è importante, perché è importante capirsi quali stesse cose si possono applicare da altre parti. Quando si razionalizza l'obiettivo e si parte col immaginarsi qualche cosa, la nostra mente è fatta così, che ne pensiamo, la nostra mente parte dall'immaginarsi, dal sognare la faccia dell'obiettivo finale. Vorrei una cosa che faccia questo, quest'altro, che sia fatta così, così, e si sogna un pochettino. Giustissimo, bisogna partire da lì. Non pensiamo di partire dalla pianificazione, partiamo da che faccia deve avere l'obiettivo finale, e per noi in questo caso la faccia è questa. Questa avete già fatto colazione, quindi la cosa è meno, se fossimo verso le 11 sarebbe più appealing dal punto di vista emotivo, adesso avete fatto colazione meno. Inoltre, per come io sono capace di lavorare su questo tipo di cose, io di solito ci lavoro più con le mascelle, invece dal punto di vista progettuale è probabile che la versione sia della ricetta sia puramente esemplificativa e assolutamente disgustosa quello che verrà fuori da quello che ho scritto. L'ho scritto a caso, non ho preso una ricetta proprio vera vera, però a partire da questa, lo vedete come è fatto? Sì. Fuori c'ha, andiamo qua, fuori ha del cacao, d'accordo? Anche dentro del cacao mischiato a dei biscotti, diciamo, biscotti, qualcosa, signore, mi raccomando, quindi ha un impasto e ha una ricopertura, d'accordo? Io me lo sono sempre immaginato fatto così, con un impasto, con dentro biscottini, tutti i cacao, lo so, iniziano, cioè non ce la possono fare a stendersi, non ce la possono fare. Con un impasto si fa tutto l'impasto schifosino, poi dopo lo si mette a raffreddare, ma prima di metterlo a raffreddare prendo una parte, lo rotolo nel cacao, nello zucchero, non lo so, faccio qualcosa del genere, così c'ho anche una ricopertura. Qui c'è una copertura e c'è un interno, d'accordo? L'interno a sua volta è fatto da bla 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 bla. Me lo immagino così, come se fosse una struttura esplosa dell'IKEA, il tronchetto di cioccolato dell'IKEA. Se prendo una ricetta è un perfetto progetto, perché ci sono gli ingredienti indifferenziati e poi c'è l'esecuzione. Questa è una caterva di scemenze, quella che ho scritto, mi raccomando. In una terrina mettete le uova, 125 grammi di zucchero, il cacao, e mescolare per ottenere un composto morbido e fluido. Sciogliere il burro in un pentolino non c'entra niente proprio, quindi serviva una roba da sciogliere. Sciogliere il burro in un pentolino, unirlo al composto tenuto, spezzettare i biscotti, gli amaretti, aggiungerli rimescolando, dare l'impasto alla forma di un tronchetto, cospargere sulla superficie i rimanenti 5 grammi di zucchero, vedete 125 più 5 fanno questi 130, e 15 grammi di cacao in polvere, notare che questo più quello di prima fa i 90 grammi, corre il frigorifero per 3 ore. Allora, la prima cosa che io posso fare è immaginarmi la torta così come l'ho immaginata, eccola qua, e fare una specie di organigramma che non è altro che spezzettare una cosa complessa e funzionale che ho in testa nei suoi pezzi. Faccio l'esercizio di prendere una cosa complessa, la divido nelle sue parti. Ogni livello di questo organigramma rappresenta l'intera torta, solo un livello di dettaglio maggiore. Siete? Il concetto è semplice, no? Quindi questa è tutta la torta, posso vederla come un impasto e una copertura. L'impasto posso vederlo come uova, zucchero, cacao, burro, biscotti e amaretti, la copertura zucchero e cacao. Ok? Quindi ho preso questo e l'ho spezzettato. Guardate che quando immaginate un nuovo reparto, per esempio, è la stessa cosa. Un nuovo servizio è la stessa cosa. Non avrete lo zucchero, avrete le persone, avrete le apparecchiature, avrete i muri, avrete, d'accordo? Però la stessa cosa, in una squadra avrete, potete dividere la squadra nello stesso modo. Quindi, penso al tutto e inizio a fare l'esercizio di spezzettarlo in parti geografiche. Geografiche intendo dire topologiche, cioè quel tutto come è diviso in parti. Se però devo andare a fare la spesa, non mi va bene questa. Questa mi va bene per razionalizzare cosa sta dentro alla roba che voglio costruire.
il mio prodotto finale che faceva, d'accordo? Basterebbe questo, forse questo, ma questo mi serve perché a un certo punto io devo andare a fare la spesa. Quando vado a fare la spesa, però, questo elenco fatto così non mi va bene. Devo prendere questo elenco e iniziare a mettere insieme questo con questo, perché lo zucchero sta in uno scaffale solo. Se io seguissi questo, passerei 4 ore al supermercato, perché andrei avanti e indietro da un bancone all'altro, prendo le uova, poi prendo il cacao, poi i biscotti, poi lo zucchero, poi il burro, poi gli amaretti, poi ritorno allo zucchero, poi ritorno al cacao, d'accordo? E non è così che funziona, evidentemente. Quindi questa che era la struttura di assemblaggio, quindi in realtà di disassemblaggio, perché è come se io smontassi il mio prodotto finale, e quindi un elenco geografico ad altro delle parti che costituiscono il prodotto finale, il cui dettaglio si ferma al livello a cui i progettisti effettivamente intervengono, perché una domanda è: ma quando faccio una cosa del genere dove mi fermo? Beh, per esempio mi fermo qui perché lo zucchero lo compro intero, non vado a prendere il carbonio, l'idrogeno e l'ossigeno, d'accordo? Lo compro intero. Anche gli amaretti li compro interi, non prendo i pezzi per fare gli amaretti e poi li spezzetto. Okay. Quindi mi fermo al dettaglio in cui acquisto già qualche cosa che è funzionante. Guardate che questo è un rilievo dal punto di vista organizzativo, perché qualche volta tendiamo in ogni progetto a ripartire da capo, e invece se abbiamo un buon monitoraggio di quello che abbiamo già in casa di funzionante, possiamo usarlo come mattoncini, come per il Lego, già esistenti. Inutile che ogni costruzione del Lego io faccia dei nuovi mattoncini, perché i mattoncini spesso ci sono già e sono anche validi. Però potresti scegliere di farti gli amaretti o di comprare le fave di cacao e tritarli, a quel punto scegli, cioè, a quel punto se per esempio decido che esattamente quello che trovo in commercio tra virgolette, cioè per esempio all'interno dell'opera, è qualche cosa che in realtà non è adeguato, è troppo normativo, scendo ancora di un livello e ricostruisco anche i mattoni, in quel caso scendo di un altro livello. E allora vado alla lista della spesa, il prodotto, quella che si chiama product data structure, cioè la struttura esplosa del prodotto. Come vedete c'è di nuovo la torta di prima, questa volta però è divisa in prodotti a latteria, prodotti a drogheria e prodotti da forno. E vedete che ho fatto la somma, adesso qua lo zucchero è 130 grammi. Questo è utile per passare dalla ABS alla PBS, è particolarmente utile per sapere dove andare a prendere le mie risorse, per esempio fare la conta interna se le risorse sono in casa o devo andare a prendere fuori. Ok? Quindi la PBS è l'elenco per tipo più geografico ad altro delle parti che costituiscono il prodotto finale e similmente le loro sottoparti. Bisogna pensare alla sequenza di approvvigionamento delle componenti che mi serviranno per il mio progetto e delle relative informazioni. Quindi risponde alla domanda non dove si trovano le parti del prodotto, ma cosa si trova all'interno del prodotto che io voglio alla fine del progetto. Poi però devo iniziare a lavorare, nel senso che una volta che ho allineato tutte le componenti, ho immaginato la torta, l'ho divisa in componenti, ho riunito i componenti e li ho messi, li ho comprati, li ho procurati, li ho presi dal frigo se ce l'avevo già in frigo, li metto tutti sul tavolo, devo iniziare a lavorare, d'accordo, per fare la torta o per fare il sistema di rendicontazione. Per fare questo cosa faccio? Incrocio la PBS, cioè l'elenco dei componenti che ho sul tavolo, con le azioni tipiche, quelle che in inglese si chiamano standard task, che sono tipici di un certo tipo di lavoro. Allora, i formatori hanno dei task tipici diversi probabilmente da quelli che devono mettere in piedi una missione, d'accordo? E quelli che devono fare un piano parrocchiale hanno dei task diversi rispetto a quelli tipici. Un pasticcere tipicamente ha comprare, scaldare, raffreddare, mischiare, tritare, spargere, modellare, d'accordo? E inizio a dire, devo fare questa azione su questo pezzo di prodotto, questa azione su questo pezzo di prodotto. Evidentemente voi siete già più avanti col pensiero e state pensando, ma questa non è tanto informativa, perché questa mi dice soltanto quale azione dovrò fare su quale pezzo di prodotto, ma non mi dice nulla sulla sequenza. Infatti il passo successivo è mettere in sequenza le caselline che hanno X,
le caselline che hanno una X, ogni caselina che ha una X è quello che in gergo si chiama pacchetto di lavoro, in inglese work package, d'accordo? Che è una, che è il mattone, i work package sono i mattoni dei progetti. Quindi una specie di piccolissimi progettini autonomi che possono essere fatti da una persona che ne ha la responsabilità, sono dei pezzi di progetto e che devono avere delle informazioni in ingresso e che dovranno dare delle informazioni in uscita, ma che al proprio interno possono essere svolti autonomamente. Guardate, questa cosa è importantissima, perché se non si divide in pacchettini di lavoro autonomi elementari un progetto, diventa la partita dell'oratorio, nell'accezione peggiore della partita dell'oratorio, in cui tutti vanno sulla palla, sulla stessa palla allo stesso momento, e non c'è gioco di squadra. E ognuno interviene a seconda di quanto corre di più o di meno, di quanto urla di più o di meno, oppure quando non ha tempo lo interviene e quando ha tempo interviene troppo, d'accordo? Non ci si divide i compiti. Approfondiamo questo aspetto del work package. Ciascuna cella rappresenta un compito, un'azione singola da eseguire. L'insieme di tutti questi pacchetti sono detti work package, l'insieme di tutti i work package rappresenta tutto e solo il lavoro da fare per ottenere il prodotto. Quindi quando si fa un progetto bisogna spezzare il progetto in pacchettini di lavoro. Poi si mette la sequenza tra i pacchettini di lavoro e quello che ne viene fuori è qualcosa che io riesco a tracciare. Riesco a tracciare da tutti i punti di vista, dal punto di vista della pianificazione temporale, dal punto di vista della pianificazione delle risorse, dei soldi, perché ogni work package ha un costo e ha un tempo e ha delle criticità e ha un responsabile. Ogni work package ha una carta d'identità con tutte queste cose all'interno. Per cui capite che ho preso una cosa molto grossa e l'ho spezzata in tanti progettini semplici, indipendenti, che poi tra di loro invece sono connessi in una rete logica. Le caratteristiche quindi di un work package sono queste. Intanto un work package è un'unità di lavoro autonoma. Nel flusso delle cose da fare ha dei predecessori, quindi work package che gli devono fornire degli input, e dei successori, work package a cui lui fornirà un input, d'accordo? Quindi che sarà il suo output. Ha alcune caratteristiche fisse che devono essere raccolte in una specie di carta d'identità, cioè il responsabile e altri partecipanti, il budget previsto per quel work package, il carico di lavoro, i giorni uomo, o i mesi uomo, o i minuti uomo, o gli anni uomo, secondo di quanto è grosso il progetto, quanto è grosso il work package, la durata prevista e i criteri di completamento. Questa storia dei criteri di completamento è quello che fa tribolare tutti i project leader e anche il committente, perché dice: a che punto sei con quel lavoro? Ma sono a metà. A metà di cosa? Del tempo, dei soldi, delle risorse impegnate. Se uno vi dice devi costruire una diga, il tuo work package è costruire la diga, d'accordo? Che uno dei work package deve fare un grosso impianto idroelettrico. C'è l'azienda che si occupa di costruire la diga e dice: a che punto siete con la diga? A metà. A metà altezza è un'interpretazione, ma a metà altezza la diga ha già gettato il 70% del cemento, perché come è fatta la diga è fatta così, e quindi avrà usato il 70% dei costi del materiale, per esempio. Quindi cosa vuol dire a metà? Da qualche parte va dichiarato cosa sono i criteri di completamento. Fate la tara a quello che vi sto dicendo. Non sto dicendo che in tutti i progetti, anche più elementari, bisogna fare tutte queste cose. Ribadisco, è una formalizzazione del consenso e dell'esperienza. Però ci faccia pensare questa cosa, perché poi il diavolo sta nelle pieghe. E quando dice sono a metà e non è chiaro sono cosa vuol dire a metà, sono peggio, sono a buon punto, d'accordo? Poi c'è l'estremo opposto, cioè voler mettere i numeri dappertutto. Alla fine, soprattutto se la persona che te li chiede è estremamente autorevole, uno mette i numeri a cavolo, d'accordo? Dice: a che punto sei? Al 73%. Ah, beh, segno, 73%. Ma come l'hai stimato? A occhio, d'accordo? Quindi questa è l'estremo opposto. Però veramente, perché un progetto riesca, bisogna darsi una regola sul monitoraggio dell'andamento. Può essere anche che il singolo dica: nel mio caso ti posso dire soltanto quando inizio e quando finisco.
se il committente accetta, se il project leader accetta, bene. Però questo è l'altro grosso errore, questo, cioè questi sono i work package, va bene, cioè dei pezzettini, questa è la tecnica che si era durata, questo è un pacchetto di lavoro A, B, C, D all'interno di un progetto, e questa è la sequenza logica banale, intuitiva, no? Vuol dire che A va fatto prima di C, eccetera eccetera. Questo è un errore, questo è giusto, cioè se c'è un, questi sono due predecessori del pacchetto di lavoro C, se B va a finire qua in mezzo non va bene, bisogna ripianificarlo così, perché altrimenti il responsabile del C dirà che non finisce perché non gli arrivano da B le informazioni, che vuol dire sapere a chi dare la colpa anche quando non è vero. Invece bisogna sapere a chi dare la colpa sul serio, cioè quando c'è un problema, il problema dei progetti, i problemi vanno portati alla luce, bisogna evitare connivenze e personalismi. Un progetto è una macchina che può essere gestita non per la componente umana ma per la componente pianificazione, anche grazie a un computer, infatti esistono dei software per la gestione dei progetti, perché in questo caso io sono in grado di dire che se B tarda, tarda la parte C2, mentre la parte C1 non può tardare perché dipende solo da A. Quindi ecco, quando dico che ogni parte del progetto, ogni work package deve essere autonomo, vuol dire che una volta che ha in input quello che gli serve dai suoi predecessori, deve poter essere completato autonomamente. Se non è così, se c'è un pezzo di più il work package, in modo tale che questo succeda, d'accordo? Se no diventa difficilissimo fare la traccia e il monitoraggio del progetto. Passiamo alla struttura delle risorse. Le strutture delle risorse, spesso le risorse sono quelle che si hanno in casa, bisogna comunque fare la conta per capire se si hanno tutte le risorse che servono. L'impresa in generale, quella che si vede, il gruppo di progetto, ha alcune funzioni, le funzioni hanno delle persone, d'accordo? Questa è la struttura esplosa delle risorse, magari cedo, manca, allora questo deve andare a prendere fuori. A un certo punto le risorse vanno assegnate al work package, quindi qua ho le mie risorse, ricordate queste, 1, 2, 3, 4, 5, le metto qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e qua ci metto l'elenco del work package, i pacchettini di lavoro che fanno il progetto, e a questo punto le assegno. Questa è la tabella UDASWOT, chi fa che cosa, o struttura esplosa dell'organizzazione del progetto. Quindi si assegnano le risorse al work package. Ogni work package deve avere almeno una lettera. Quale delle tre? Gli è chiaro cosa vuol dire questo? Sì. Chi approva il risultato, chi è responsabile di portarlo a termine e altri partecipanti. Un work package deve avere almeno una lettera. Qual è quella necessaria delle tre? La R, no? Responsabile, anche perché responsabile è un partecipante di per sé, non è uno che non lavora, d'accordo? I responsabili che non lavorano vanno bene. Quindi il responsabile è un partecipante di per sé, al limite ce n'è uno, ma allora quello è responsabile. Cosa vuol dire responsabile? Vuol dire che è quello che è abile a rispondere al project leader del fatto, è quello che può alzare la bandierina e dice: per me il mio work package è finito, secondo me è a posto. Quella è la responsabilità. Poi verso l'interno del work package è la responsabilità di vedere che stia avanzando, ma responsabile, cioè quello di cui vuole rispondere al capo progetto dicendo: per me io ho finito. Chiaramente di solito c'è uno che approva, che non ha partecipato al progetto, una specie di, non è il capo, è una specie di controllo di qualità, cioè quello che lo guarda e controfirma, dice sì, è corrispondente alle specifiche che ti erano state date, e poi ci sono dei partecipanti. Chiaramente poi ci sono i costi, anche qua, anche nei costi ci possono essere delle, questa è una tabella esemplificativa che non c'entra, è l'ultima delle cose che vengo a dire a voi, perché siete
800.000 volte più esperti di me, ogni work package ci si aspetta che abbia dei costi e possibilmente un profilo dei costi del tempo, d'accordo? Che sommati in una tabella dei tempi mi danno il profilo dei costi del progetto, che ha aspetti economici e aspetti finanziari evidentemente, no? In qualche caso, vi ricordate questa era la slide di prima, ammetto che in qualche caso queste due parti qua si fanno mente, cioè là dove si rifà un progetto su qualcosa che si è già fatto, c'è una grande esperienza, queste due parti a volte si fanno mente, fanno parte del nostro modo di ragionare, immaginarsi il progetto finale, il prodotto finale cosa mi serve, e si parte da qui, molto spesso si parte da qui, però queste cose vanno fatte comunque. Quando si arriva qua, e siamo arrivati qua, si parte con la pianificazione temporale. Pianificazione temporale è quella che esita in un diagramma di Gantt, anzi si chiama così, lo sapete, c'è cioè un cronoprogramma, questo è ovvio a tutti. Come lo costruisco questo cronoprogramma? Beh, è facile, metto la durata di ogni pezzettino e li metto in fila, e diventa il cronoprogramma. Può essere un po', di solito quando è solo così, è nel 90% dei casi quando uno fa questa specie di fila di righine sulla durata stimata e basta, nel 90% dei casi non verrà rispettata perché è rigida e un progetto non è mai rigido. Allora, nella pianificazione temporale si fanno questi passi: si prende un work package, si costruisce la rete di connessione, il network, senza tener conto delle risorse disponibili, quindi a risorse infinite per capirci, si costruisce una schedule, cioè un piano temporale, quello che si chiama diagramma di Gantt, per determinare l'inizio e la fine al più presto di ognuno dei miei pacchettini di lavoro. So che detta così non suona, ma adesso vediamo cosa vuol dire. Al più presto, questa prima fase, al più presto, serve per capire qual è il tempo minimo incomprimibile che deve avere il progetto, la durata incomprimibile del progetto. Questo progetto non può durare meno di 5 mesi, d'accordo? Questo è importante perché poi all'interno di questi 5 mesi posso giocarmi in modo diverso la posizione delle attività per ottimizzare invece le risorse che ahimè non sono infinite come l'assunto iniziale. Costruire un piano di carico di lavoro per le risorse e rivedere la schedule di livellamento delle risorse. Vediamo rapidamente. A proposito della durata, la durata di un compito qualunque spesso è una questione di esperienza. So che in media serve tot tempo per fare questa cosa, oppure può essere determinata dal rapporto tra le ore di lavoro associato all'attività e il numero di risorse dedicate. Questo ovviamente per voi è una cosa scontata. Durata uguale lavoro fratto risorse. La durata è in giorni, il lavoro è in giorni uomo e le risorse in uomini. D'accordo? So che è scontato, non vi offendete, lo ripeto più che altro per me stesso, il lavoro è diverso dalla durata. Di questo bisogna rendersi conto, perché ci sono compiti diversi. Alla fine tutto esita in una durata, ma i costi sono associati al lavoro, non alla durata. Sono le giornate uomo che costano, non le giornate. Allora, se ho bisogno di ottimizzare le cose, io posso in alcuni casi, non in tutte, aggiungere o spostare più uomini su un pezzo di lavoro per diminuire la durata, se vedo che per esempio sono in ritardo. Non funziona sempre evidentemente. Se viene un'azienda a spuntare degli armadi e c'è un solo trapano a vita svita, anche se arrivano 5 uomini, purtroppo la fase di disassemblaggio la può fare uno solo, per cui spesso non è mettendo più persone che si risolvono le cose. Però inoltre l'altra cosa, questo proprio non vi offendete, nella qualità della scrittura dei progetti, d'accordo? I giorni uomo non sono giorni fratto uomo,
sono giorni per l'uomo, proprio la dimensione fisica, il prodotto tra giorni e uomini, non è giorni diviso uomini, quindi anche come si scrive è giorni uomo, metteteci all'inetta, metteteci un verbo, metteteci niente, non mettete la barra che vuol dire fratto, perché chiunque vi legge un progetto dice non è chiaro, d'accordo? C'è un verbo in mezzo, non c'è un diviso. Sequenza delle attività. Chiaro che prima, quando abbiamo detto, hai messo tutte le X e allora cosa me ne faccio? E poi faccio la sequenza. Quindi, non so, tanto per dire, prima posso prendere più task e mettermi insieme un work package più grosso. Vado a fare la spesa, questo è un work package, vado a fare la spesa. Quindi compro i prodotti a latteria, da drogheria, da forno. Quando li ho comprati, per esempio, posso scaldare il burro, posso tritare i biscotti, eccetera eccetera, d'accordo? Finché non arrivo alla maestra finale, che è raffreddare la torta è pronta per essere mangiata. Un network quindi è fatto così, ho i miei tipi di lavoro con una durata e con una sequenza logica. La sequenza logica viene indipendentemente dal numero di risorse. Non bisogna fare l'errore di costruire il network in fila, tutto in fila, soltanto perché inizio a dire ma se faccio questa non posso fare insieme questa e questa, quindi faccio A, poi farò B, poi farò C. Se B e C dipendono logicamente solo dall'aver finito A, io devo metterle dopo A. Non è la sequenza temporale, è la sequenza logica. È chiara la differenza? Quindi io posso benissimo dire che inizio insieme, lo penso a risorse infinite, avessi risorse infinite B e C iniziare insieme. Poi quando farò il mio diagramma temporale, farò il livellamento di risorse, mi accorgerò che c'è una sola persona e se c'è una sola persona non può fare B e C insieme. E quindi mantenendo queste frecce C slitterà dopo B o B dopo C, perché è una sola persona la quale non può fare il 200% del tempo, che quindi dica lui che dice ma non è 100 qualche volta. Però d'accordo? Quindi qua si pensa a risorse infinite. Dopo quando si passa qua, questo è il diagramma di Gantt, d'accordo, il diagramma cronoprogramma, e qua come vedete le sequenze sono ancora come le abbiamo messe, però a un certo punto bisogna livellare le risorse, quindi qua non c'è un asse del tempo, potrei metterli come voglio queste cose qua, sopra, sotto, contano le frecce, le direzioni delle frecce, qua invece sotto c'è un asse del tempo, il diagramma di Gantt è fatto così, non c'è nessun asse Y, c'è solo un asse X che è il tempo, d'accordo? E qua semplicemente le divido e faccio le barre lunghe proporzionalmente alla durata di quel task. Peraltro Gantt, che si scrive così con un N2T, era un signore, quindi non è una sigla, curiosità, uno spot. Cosa vuol dire quella al più presto e al più tardi che dicevamo prima, che magari poteva sembrare un po' una novità? Io ho bisogno prima di stimare appunto la spina dorsale del mio progetto quanto non è comprimibile per essere per realismo, d'accordo? Che se ne dica non si può dire no, me la fai in 3 giorni, se ce ne vanno 5 ce ne vanno 5, magari ne serviranno di più, però meno di 5 no. Quindi la durata minima del progetto, e questa si fa con la pianificazione di tempi al più presto, cioè prendo il mio diagramma di Gantt e mantenendo questi legami logici sposto tutto più a sinistra possibile. Lo vedete che F non potrebbe andare più a sinistra perché c'è questo legame fine inizio, per cui F non può finire prima che F non può iniziare prima che sia finito, E non può iniziare prima che C sia finito, B non può iniziare prima che A sia finito e A inizia all'inizio del progetto. Quindi vedete che si è formata una specie di spina dorsale del progetto incomprimibile? Mi sapete dire, usando le lettere, la sequenza della spina dorsale, partendo da sinistra, il percorso incomprimibile? Perfetto. A, C e F è il percorso incomprimibile, d'accordo? Mentre B e D in realtà hanno gioco, possono essere spostati. Senza spostare a sinistra l'inizio del progetto, senza spostare a destra la milestone finale, cioè la fine del progetto, giusto? Allora il percorso AC
E F è quello che si chiama percorso critico in un progetto. E A, C e F sono i quattro compiti critici del progetto. Critici vuol dire che non hanno gioco. Se si allungano o si spostano, io sposto la maestra finale. Se si allungano o si spostano, va bene? Quindi sono critici perché mi spostano l'oggetto contrattuale. Avete promesso a Don Walter che questo è a 70 giorni dall'inizio. Se andate a 80-90, lui è nei guai, dice no, allora non è come ci siamo messi d'accordo. Ecco perché è importante il monitoraggio, per capire cosa si sta spostando. Ecco perché è importante la componente umana. La componente umana è chi metto come responsabile dei task critici. Metto persone che sanno cosa vuol dire mantenere dei tempi, d'accordo? Inoltre, quando prometto, altra parte di furbizia, è quando prometto a Don Walter quanto dura il progetto, ai task critici io gli pianto giù un bel 20-30% in più. Vabbè, ma non per ingannarlo, ma perché quelli sono quelli critici, quindi se faccio prima bene, se faccio dopo, non ho detto 20-30% di costi in più, ma di durata in più, a parità di costi che possono essere spalmati su una durata maggiore. Quindi a lui non interessa tanto perché i costi sono gli stessi, ma perlomeno se lui si è venduto che a 70 giorni c'è il risultato, è molto probabile che ce l'abbia. Mentre sui task non critici questa contingency può essere minore, 10%, 0% mai, perché è difficile che... Questo è il più tardi, vedete la differenza tra i due task, mantenendo i legami logici. I due task su cui posso giocare sono B e D, mentre AC e D, ACF rimane il percorso critico. B e D ci posso giocare e questo mi serve per fare il livellamento delle risorse, perché se ho una risorsa che lavora contemporaneamente a B e C, forse così posso spostare a sinistra e a destra in modo tale che non sia sovrapposta. Qui la risorsa lavora su tutte e due e io ho la risorsa occupata a 200%, non è fattibile. La persona si incavola, non fa quello che deve fare. Io ho fatto il mio bel disegnino, sono soddisfatto, peccato che non funzioni. Quindi il livellamento delle risorse è importante. Mi rendo conto che vi sto dicendo delle cose che magari usate già, ribadisco, come sono, da cui sono partito, è una formalizzazione del buon senso e dell'esperienza. Un diagramma di Gantt può essere anche molto complicato per un progetto. Esistono dei software che aiutano con questo. Microsoft Project è uno di questi software che è disponibile. Del percorso critico abbiamo detto, e vi dico solo una cosa su questo, anche perché non parliamo di tecniche perché sono un po' più complicate, non ci sarebbe stato il tempo. Sul tracking, cosa vuol dire fare il tracking di progetto? Questo è un argomento più da squadra, nel senso stretto. Una volta che si è fatta bene la pianificazione del progetto, il progetto parte, va seguito nella sua evoluzione. L'obiettivo è chiaro, tutto è pronto, possiamo stare tranquilli? No, si passa dal piano di volo al pilotaggio. A cosa serve? Serve in fase di realizzazione a rilevare ritardi e altri spostamenti e a prevenire le conseguenze sulle successive fasi, ed è l'azione, ed è lo strumento decisionale del project leader. Questa è la giusta metafora, cioè il tracking di progetto è come un orologio, non basta mica aver previsto come monitorerete il progetto, perché con un orologio è utile a patto che sia preciso e riporti l'ora corretta, lo si consulti di tanto in tanto. Il mondo è pieno di piani di progetto che rimangono in un cassetto, d'accordo? E non vengono più consultati. Anche di piani pastorali, e ci si mette un anno a farli e poi magari non vengono più consultati. Dici, ma l'abbiamo deciso tutti insieme. L'azione dello Spirito Santo passa attraverso la pianificazione anche, eh? Non è che lo Spirito Santo non tenga conto del fatto che ci hanno dato una natura mediamente razionale, ci ha pensato loro, ci sarà un motivo. Si sappia leggere l'orario che esso riporta, e il motivo di corsi come questo è solo per allineare il linguaggio, non aggiunge intelligenza a nessuno, ma allinea il linguaggio, e si abbiano i mezzi per compensare un ritardo constatato. Questa è l'altra cosa importante, questo è un messaggio per voi, o per il capo di progetto.
Cioè, uno dice, no, deve funzionare tutto bene, e qualche cosa va storto, devi avere qualche mezzo per sistemare quello che va storto. Per questo aggiungiamo 10, 20, 30% di tasca, perché uno deve avere quella piccola riserva e quell'autonomia che permetta di spostare persone o risorse per riportare in pista. Cioè, devi guidare bene la macchina, però ti tengo le mani legate, non funziona tanto bene. Allora, le fasi del tracking sono queste. Si fanno queste quattro cose: si raccolgono i dati di avanzamento, si eseguono le proiezioni per ogni task, si integrano le previsioni in scenari correttivi, si analizzano gli scenari e si sceglie quello che ottimizza e si comunica il nuovo piano di avanzamento. Si comunica, questa è l'altra parola chiave. In un progetto abbastanza grosso, finisco perché sono 10, in un progetto abbastanza grosso la comunicazione è fondamentale. Se c'è una cosa che distrugge un progetto è che si prendono decisioni che non vengono comunicate al team di progetto. Cambiano le condizioni, il che è normale, non c'è niente di che, l'utile fa finta che non cambi, no? Cambiano le condizioni e non si condivide. Per cui la gente continua a lavorare col piano vecchio, sempre che lo guardi. E però invece è cambiato, c'è un piano nuovo. E quindi poi si dice, il progetto non ha funzionato. Non è che le persone siano telepatiche, anzi dopo diventano antipatiche, perché quando uno scopre di aver lavorato a vuoto perché non è stato comunicato la variazione sul progetto, si arrabbia il doppio, a quel punto diventa anche scarsamente collaborativo. Quindi questo è uno strumento normale, questo processo occupa un intervallo di tempo che non è sprecato, perché se tu dici basta parlare di queste cose, basta fare riunioni, lasciateci lavorare, giusto? Però quelle riunioni di avanzamento progetto non sono uno spreco, servono a lavorare meglio dopo e devono essere periodiche ed efficienti, non di ore e ore. Una riunione di avanzamento progetto deve durare un'ora e mezza. Il progetto è terribilmente complesso, allora mezza giornata ogni mese, d'accordo? Così ha senso, non 5 giornate al mese, ma neanche mezz'ora, che non c'è tempo di... Una riunione di avanzamento progetto non è una riunione tecnica per risolvere i problemi. Questa è una grossa differenza. Perché falliscono un sacco di riunioni di avanzamento progetto? Perché ci si siede e tutti insieme, compresi gli incompetenti di quel pezzo di progetto, ok, dicono la loro sul... Quello è un brainstorming, è una cosa diversa, perché lo spirito soffia dove vuole, magari lo sa, però le cose vanno anche sapute, d'accordo? Quindi, se nel work package numero 3 c'è un problema di avanzamento dovuto a questa e quest'altra cosa, il responsabile del work package numero 3 fa il favore di arrivare alla riunione di avanzamento progetto non con un problema, con un problema e con una possibile soluzione, prima di tutto. Questa soluzione viene presentata a tutti, fanno il favore di intervenire prima gli informati sul work package numero 3, e questo sta al project manager che viene alla riunione. Perché altrimenti un eccesso di democrazia in questo senso porta a riunioni che durano 5 ore, in cui si discute 4 ore di un problema, nell'ora successiva non si riesce a discutere degli ultimi 26 problemi e quindi si esce dalla riunione completamente sfatti. Poi attenzione, un caldo. Okay. Quindi non è una riunione tecnica nel senso di risoluzione del dettaglio del tecnico. Quello si fa prima e eventualmente, se non si raggiunge, si fa dopo. Non è un... Ecco perché si devono prendere prima i dati, perché un bravo project manager, questa collection qua di dati, la fa prima della riunione di avanzamento progetto. Fa due telefonate, si fa mandare un rapportino, quello che volete, commisurato alla complessità del progetto, ma arriva preparato. Un project manager non si siede a una riunione di avanzamento progetto dicendo adesso raccontatemi come va, deve saperlo prima come sta andando il progetto. Si siede lì perché da quella riunione deve uscire un aggiustamento del piano di progetto. Se non esce con l'aggiustamento del piano di progetto, la riunione è fallita. Questo è quello che abbiamo detto, come vedete, quindi sì. C'è quel periodo management lag e poi il periodo in cui si lavora e si osserva.
Vorrei finire con questa cosa che non c'entra niente col project management, apparentemente, e invece c'entra, perché le cose, questo è il discorso del Sacco, il capitolo 24 dei Promessi Sposi. Il sarto, non sono un letterato, però il sarto, uno dei personaggi, era andato a sentire il cardinale Borromeo, d'accordo? Ed era tornato nella sua casetta dove era ospitata Lucia con un infiammato dalle parole del cardinale Borromeo, dicendo che uomo, come ha parlato, una cosa fantastica, e fa star zitti tutti gli altri che stanno lì e vogliono intervenire a tavola, no? Del sarto. Dice, sta zitto, e sì che c'è dei cuori duri in questo paese, ha fatto proprio vedere il cardinale che benché ci sia la carestia, bisogna ringraziare il Signore, essere contenti, bla bla bla, loda tutti, dice un sacco di cose, e non sono solo belle parole, perché si sa che anche lui vive da povero uomo, si deve il pane di bocca per dare agli affamati, quando potrebbe far vita scelta, dice tutte le sue cose, ah, allora un uomo dà soddisfazione a sentirlo discorrere, non come tant'altri, fate quello che dico e non fate quello che fo. E poi ha fatto proprio vedere che anche coloro che non sono signori, se hanno più del necessario, lui si sente coinvolto in quello che ha sentito. Si sente parte di un'elite, d'accordo? Che sa lavorare bene, sa parlare bene ed è giusta. Un'elite che sa fare anche il project manager, d'accordo? Poi a un certo punto il Manzoni fa notare questa cosa. Qui interrompe un discorso da sé. Il sarto sposta lo sguardo da se stesso in questa elite a qualcos'altro, smette di guardare se stesso e la sua bravura nell'aver capito come si gestiscono le folle e i valori, d'accordo? In cui sentiva quasi vice cardinale, sposta lo sguardo da sé come sorpreso dal pensiero, stette un momento, poi mise insieme un piatto delle vivande che era sulla tavola e aggiunto più un pane, mise il piatto in un tovagliolo e preso questo per le quattro coppe disse alla sua bambinetta maggiore, piglia qui, e diede nell'altra mano un fiaschetto di vino e soggiunse, va qui da Maria la vedova, lasciale questa roba e dille che è per stare un po' allegra con i suoi bambini, ma con buona maniera, che non paia che tu le faccia dell'elemosina, e non dir niente se incontri qualcuno e guarda di non rompere. Cosa è successo a questa persona qui? È passata dal stare vicino alle buone pratiche, come può essere project management, pratiche di efficienza, di efficacia, d'accordo? Da quello all'azione. L'azione che in questo caso è un'azione caritatevole, no? È stata mossa, e qua io smetto perché sono davanti a chi ci lavora tutto il santo giorno. Però questo è fondamentale. Perché volevo sottolinearlo? Perché questa è una cosa che ha colpito tanto me. I discorsi che vi ho fatto tediandovi per un'ora sembrano dei discorsi tecnici e aridi per certi versi, tecniche, come tutte le tecniche sembrano cose aride. Quello che è successo al sarto è quello che dà il senso a quelle tecniche lì, nel senso che alla fine lui prende e passa all'azione. Un'azione motivata e spinta in cui le tecniche sono di cui per fare meglio il bene che lui aveva in mente e quindi passa all'azione e dice e guarda di non rompere, dà delle istruzioni, guarda di non rompere, che significa non rompere il piatto, cammina bene, fai bene le cose che devi fare. Ecco, il project manager che ha visto oggi sta nelle guarda di non rompere, tutto il resto invece maestri siete più voi di me, senza dubbio. Grazie.